Basta farsi un giro per il Risto Museo, per l'area di questo ristorante, per capire che, molto vicino alle tematiche ecologiche e ambientali, avete aderito anche a questa iniziativa. Sì, ormai questa è una tappa che io l'aspetto ogni anno perché è un modo per poter eh, effettivamente esprimere ciò che noi siamo. Un grande luogo di interesse turistico, un grande luogo di, di dove le civiltà si sono rincorse durante i secoli e un luogo tutto da scoprire. Sentivo parlare prima di un'area camper che verrà inaugurata a breve. E manca questa infrastruttura molto fondamentale che può attirare flussi turistici nuovi, eh, soprattutto un'area camper attrezzata, quindi eh, di grosso servizio, e, e sarà, eh, nomina, sarà nomi, eh, chiamata l'area camper Tratturo Reggio Pescasserio di Candela proprio per far capire dove si, ci troviamo. E eh, avrà un, uh, le, sarà ubicata nel luogo della battaglia. Candela è la quarta tappa di questo Giro d'Italia Impatto Zero. Che tappa sarà? Sarà una tappa bellissima perché, sai, noi ogni anno abbiamo l'edizione del 20 Regioni in 20 Giorni a impatto zero e mediamente cambiamo destinazione in ogni regione perché vogliamo così mostrarla nella sua varietà. Tuttavia, in Puglia è già la terza volta che scegliamo Candela, che ritorniamo qui da Ercole al museo, Risto Museo l'Orecchietta. Abbiamo difficoltà ad andare altrove dopo che siamo stati accolti così bene, dopo che abbiamo visto una città così bella, interessante, con tutti i punti di interesse che ci offre, con il cibo eccezionale e quindi siamo ritornati a Candela e siamo sicuri che sarà una tappa perfetta, come ogni anno. E che cosa ci sarà in programma? Innanzitutto dobbiamo liberare le coccinelle, perché come sai ad ogni tappa noi liberiamo due coccinelle che sono un simbolo sì di buon auspicio. Per portare fortuna al territorio abbiamo iniziato con le farfalle, portavamo con noi dei bruchi che diventavano poi crisalide e che liberavamo come farfalle come simbolo di rinascita, di ripresa post pandemia.